Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di B-Movie. Dopo aver visto Il discorso del re e Coraline la porta magica, ho chiesto nell'ultimo video cosa avrei dovuto vedere stasera e mi è stata data una risposta che è Frank Whiney. Quindi restano in elenco gli ultimi due film e vi chiedo quale dovrò guardare la prossima volta. Le regole del caos o Edward Mani Forbice? Decidete voi, ditemelo nei commenti qui sotto. Quindi, oggi, stesso rituale delle volte scorse. Eccoci qua, come ogni volta, prendiamo inizio, spegniamo la luce e diamoci alla visione del film. E anche questo film è giunto al termine. Beh, è sempre troppo tardi per dare una scheda e un riassunto a questo film. Quindi ci vediamo domani per tutto questo. Beh, per voi 3, 2, 1. Beh ragazzi, che dire, eccoci qui per la recensione di Frank Whiney. Breve scheda tecnica come sempre. Frank Whiney è un film del 2012 diretto da Tim Burton. È un film girato con la tecnica di stop motion, tecnica che adoro se non l'avete ancora capito. I personaggi principali sono la famiglia Frankenstein, ovvero Victor, Susan ed Edward Frankenstein, che sono i genitori. Il cane della famiglia è Spikey. Poi ci sarebbero tutti gli altri personaggi, ma sì, sono comunque rilevanti per la storia. Che se ne frega! Non è così rilevante sapere il loro nome. È rilevante semmai sapere la trama. Di cosa parla il film? Il film parla di questo ragazzino, Victor, che è un po' escluso, rimarginato, un po' come in tutti i film di Tim Burton, il protagonista è escluso, immaginato, non ha amici, non ha passioni, non fa sport, ha soltanto il suo cane, Spikey. A che a scuola ai ragazzi viene dato il compito di fare una ricerca scientifica, un progetto scientifico. Victor torna a casa dei genitori e gli chiede il permesso al padre di iniziare il progetto. Il padre accetta alla condizione che diventi un più socievole sociale, perciò gli dice che sarebbe entrato a far parte della squadra di baseball dove ci giocano i suoi compagni di classe. Durante quella partita Victor tira palla fuori campo, anche il suo cane la segue e di portarla indietro al suo padroncino viene vestito e muore. Victor ci rimane ovviamente scioccato. Gli era morto il suo unico amico, il suo animale da compagnia. Se non che il professore di scienze, un personaggio un po' pazzo, gli segna che nel nostro corpo sono un sacco di cose come nervi e connessioni nervose e sono come dei cablaggi in una macchina che trasportano l'elettricità, o come dice lui, elettricità, anche nonché. Quindi al nostro Victor viene in mente di riportare in vita il suo noto Spike, come nel famosissimo film Frankenstein. La notte seguente ritorna al cimitero degli animali, prende il suo amato cagnolino e tenta di portarlo in vita. Inizialmente sembra che non ce l'abbia fatta, ma poi Spikey inizia a muoversi. Da lì a poco lo viene a sapere un suo compagno di classe. No, sì. Victor chiede a quest'ultimo di tenere il segreto, ma ovviamente lui lo va a dire a tutti quanti i suoi restanti compagni, che tentano anche essi di riportare in vita i loro amati animaletti già morti da un po'. La cosa non va a buon fine perché non ci mettono quello che Victor ci aveva messo. Un ingrediente extra, diciamo. Non vi sto qui a dire quale. Nella pittoresca cittadina di New Holland c'è la fiera del paese con le giostre e tutto il resto. Tutto l'avvenimento più clou si svolge lì e nel mulino che c'è ai confini con la città e quello che si svolge nella fiera resta nella fiera, nel senso non ve lo dico proprio.
soltanto piccole chicche. In questo film d'animazione Tim Burton ci mette tutto se stesso, nel senso ci sono varie scene riprese da altri suoi vecchi film, quale La sposa cadavere, l'amore che Tim Burton ha per gli horror classici, un po' di del caro vecchio Bela Lugosi, attore di film horror degli anni 30, 40, 40, sì. Tutto era ancora in bianco e nero e tutto era molto agli albori. In Frank Whiny Tim Burton riporta scene del suo primo cortometraggio d'animazione, quale Vincent, che appunto è stato il primissimo cortometraggio che Tim Burton fece all'età di soli 17 anni. Comunque Tim Burton in questo film d'animazione mette tutto se stesso, anche perché rispetta un po' la sua vita di infanzia. Era solito Tim Burton restare solo, adorava passare giorni interi al cimitero, non viveva con i suoi, visse con i nonni. Quando poi iniziò a lavorare in un'università di animazione e venne preso successivamente a lavorare per la Disney. Quindi sì, rispecchia molto. Scusatemi ragazzi, è che la mia fotocamera ha un timer, devo vedere come toglierlo perché mi dà fastidio che dopo 12 minuti questa decida di interrompersi come le pare. Beh, pochi sanno che Frank Whiny non è un titolo nuovo. Per chi è veramente amante di Tim Burton e del suo mondo, sa benissimo che Frank Whiny è un cortometraggio girato nel 1984. Quest'ultimo venne messo alla fine della pellicola The Nightmare Before Christmas, se non sbaglio. Chi ha la videocassetta, in teoria, alla fine di The Nightmare Before Christmas c'è anche il cortometraggio. Io ho il DVD e c'è il cortometraggio. La storia riprende i film, solo che è il cortometraggio, se no non sarebbe un cortometraggio, Michele. Tim Burton in questo film ci mette personaggi creati ancora agli albori, quando era un ragazzo, mai portati nelle pellicole, che appunto erano restati soltanto delle bozze, dei disegni, il vuoto nei miei occhi. Non so cosa devo dire, io avevo detto tutto perfettamente, se non si bloccava il video di prima. E in questo film è riuscito a portarmi in vita. Anche certi effetti, tipo le mani che si srotolano, cose vecchie che riporta in vita in questo film. Piccola chicca personale, io andai a vedere il film nelle sale, al cinema, con una mia vecchia amica. Eravamo gli unici adolescenti, era il 2012, eravamo probabilmente io già 18 anni, quindi andavamo con la mia macchina e eravamo gli unici adolescenti in mezzo alla sala, ovviamente, tipo con i popcorn e felicissimi di vedere un film di Tim Burton, circondati da bambini accompagnati dai genitori. Vabbè, devono parlare, io parlerò più forte per farmi sentire da voi. Perché poi no, non è, cioè io vi adesso vi spiego, non è che la gente si muove, cioè parla in un punto, no, si allontana e parlando deve alzare la voce, perché sennò non si sentono, e quindi mi passano davanti alla camera e io non devo aspettare gli anni per continuare a parlarvi. Ok ragazzi, finiamola qui prima che finiscano altri 12 minuti, noi ci vediamo giovedì con una nuova ricetta della quarantena e sabato con il vlog della settimana. Se ci sono aggiornamenti sulla quarantena io ve li porto man mano. In teoria per ora, ma io parlo per il vento, intanto si arriva al 13, quindi aspetta, poi man mano che si va avanti ci saranno delle novità. Quindi così. Io vi auguro una buona settimana, un buon fine quarantena come noi la conosciamo fino adesso, speriamo. Alla prossima.